Buongiorno, oggi siamo in compagnia di Chica Pulina, responsabile proprietaria della libreria Mondadori in Largo Cavallotti. Questa libreria segue la strada già avviata dalla originaria libreria D.C., una delle attività storiche per quanto riguarda il commercio librario presenti a Sassari. Chica, puoi raccontarci dove e come nasce questa vostra avventura e come si è evoluta negli anni? Va bene, insomma, la mia avventura nasce nel momento in cui mi sono laureata, perché io poi in realtà non avevo idea di cosa fare da grande, però c'era già una libreria avviata da mio babbo. Da mio babbo, anche qui è sempre l'azienda di famiglia, perché prima della libreria c'era una cartoleria dove stava mia nonna. E prima di questa cartoleria addirittura c'era una tipografia. Noi infatti ci troviamo qui in questo momento nei locali della tipografia. Giuseppe Dessì, quindi il nome della libreria, il quadro che si vede all'entrata della libreria e il mezzo busto è lui, che praticamente è arrivato da Genova, era un editore, ha sposato Anna Maria Chiarella. Questa storia la so da poco, devo dire, perché vengono i bambini la mattina e allora io racconto un po' la storia della Certo. libreria. Quindi è stata fatta questa grande tipografia, questa tipografia è stata ereditata da mia nonna, si è messa su una cartoleria e la tipografia addirittura è stata data in mano ai tipografi, cioè mia Certo. nonna l'ha abbandonata. Poi è arrivato mio babbo che in realtà doveva partire per l'India, doveva fare tutt'altro lavoro perché si era laureato in scienze biologiche e invece la mamma è morta e quindi lui è rimasto qui E ha deciso di e ha deciso ereditare di comunque lì. Sì. rilevare la tipografia. Addirittura prima della libreria c'era anche una galleria, lui si occupava d'arte e quindi sì, sicuramente era proprio un centro culturale in quel periodo a Sassari. Poi ha preso, c'era sempre lo scolastico con la cartoleria, in quel tempo si faceva anche, cioè c'erano i libri, quindi c'erano Testi tesi scolastici. scolastici che comunque lui trattava. Poi ha cominciato a trattare dei libri giuridici, che ancora noi trattiamo con la casa editrice Giuffrè di Cagliari. Ha conosciuto mia mamma, che è figlia di un libraio di Cagliari, anche lui è abbastanza noto a quei tempi, quindi Librerie Cocco. E È iniziato a mettere su una libreria, quindi libreria, cartoleria, galleria e poi le cose si sono, insomma, piano piano si sono fatte delle scelte, però io da piccola mi ricordo proprio 6 anni, 7 anni che entravo, c'era prima la cartoleria, poi entravi in questa porta di legno, entravi dentro e c'era la tipografia, con le macchine, con i tipografi. Che prendevano i caratteri dai cassetti, cioè c'era la L, tutte le lettere, le prendevano, le univano e facevano i sistemavano. fogli. Quindi era una cosa bellissima, cioè io ce l'ho proprio nella mia infanzia Certo. ed era un po' paurosa anche questo corridoio che si doveva passare per arrivare alla tipografia, perché era tutto di legno, con i fogli, poi c'erano tutti i fogli che venivano utilizzati. E quindi insomma così nasce l'avventura. Poi l'avventura mia è recente, cioè degli anni Quando 80, dove io chiaramente ho fatto tutta la mia carriera da studentessa, ho studiato, ho fatto giurisprudenza, venivo sempre, cioè mi piaceva, Era era come se insomma, fosse casa quasi. sì, mi piaceva sempre, ho sempre letto, c'è cioè, sempre stata una passione, ma non questa. E niente, dopo che mi sono laureata ho detto, beh, adesso in giurisprudenza, che è una facoltà insomma, che ti dà mille Sì, mille possibilità, sbocchi. mille sbocchi, ho detto, beh, adesso cosa faccio? E in realtà l'alternativa era quella di andare negli studi degli avvocati che mi dicevano, ma scusi, ma perché non stai in libreria? Ma provi a Loro ti lavorare lì, dicevano. sì, loro mi, come poi dire, insomma, ormai Magari quel settore era saturo, comunque, visto sì, che era c'era saturo, era un'attività già già saturo. avviata, sì. Negli anni 80, 89, anni 90. E quindi niente, sono venuta a fare. Ho provato e dopo un anno ho fatto un corso, che per carità non è che quel corso mi abbia formato, assolutamente no,
però forse è stato uno stimolo in Sì, più degli input, degli insomma. input. Ha fatto questo corso a Venezia, che è un corso che fanno, che ancora esiste, di Mauri, molto bello, interessante, dove trovi, dove là ha fatto poi amicizie, tutti i librai, librai sia di catena. Quindi Sì. c'erano librai della Feltrinelli, librai della Mondadori, sia librai indipendenti di tutta Italia, e si fa per 2 settimane, si fanno i corsi con dei professori di economia, ci sono scrittori, ci sono incontri la sera. Quindi insomma mi si è aperto questo mondo così, Beh, anche affascinante interessante, sicuramente, sì. affascinante. Poi insomma erano anche altri anni rispetto a questi dove un po' c'è più crisi. Il libro magari è sempre stato un po' in crisi, nel senso che non è mai stato un articolo dove c'è la grande percentuale, no? C'è grande ricarica, perché poi il commercio si tratta di guadagnare, si tratta di vedere quanta ricarica c'ha no, il prodotto che vendi. Nel libro non c'è mai stata. Però sicuramente era affascinante tutto quello che c'era attorno a Intorno. questa. E quindi sono tornata e ho detto va bene, ok, facciamo, avventuriamoci. Mi sono anche pentita, però. Ma ascolta, ma dopo questo corso tu hai rilevato, comunque hai preso le No, redini. no, no, ho sempre lavorato con mio padre, sino a praticamente quando abbiamo deciso, mio padre ha lavorato sino a 5 anni fa, 6 anni fa, quindi era proprio un'azienda familiare Sì. con tutti i vantaggi Sì. e gli svantaggi che comporta questo, perché le generazioni, cioè il passaggio, è sempre molto difficile secondo me, nel senso che un'azienda è avviata in un certo modo. E poi io con mio padre sono sempre andata d'accordo, quindi non ci siamo mai scontrati. Invece, forse le nuove generazioni devono portare anche Cambiamenti, cambiamenti, inevitabile. esatto. E quindi niente, la scelta della Mondadori è stata molto invece recente, dove lui, insomma, a parte anche le difficoltà che si sono incontrate, ne stiamo parlando proprio da poco. Perché quando una libreria c'è da tanto, una libreria consolidata, Poi eccetera, poi indipendente. quando comincia a non andare bene, forse non si riesce neanche a capire le vere motivazioni, no? Sì, il mercato, sì questo, sì quell'altro, però non sei molto, non riesci a farti forse delle analisi. Quindi si arriva a un punto in cui si devono fare delle Delle scelte. scelte, per tenere su. E quindi abbiamo fatto questa scelta di, siccome gli editori, è una scelta, quella del franchising è una scelta puramente economica, nel senso che gli editori c'era un momento in cui poi prestano, perché comunque è un momento di crisi, quindi Sì. c'è un anticipare dei soldi all'editore, anche se c'è la resa, perché nel contratto c'è la resa, però tu devi anticipare e quindi questo comporta insomma, Un difficoltà. impiego di Un impiego risorse di risorse. notevole. E allora invece con la Mondadori Franchising tu sei sempre indipendente, cioè sei sempre indipendente nel senso che non sei, puoi fare le tue scelte editoriali, avere quello che Ecco, vuoi in dal punto libreria. di vista editoriale non ci sono vincoli No, non particolari. c'è nessun vincolo, anzi c'è il vantaggio che il libro tu lo paghi nel momento in cui lo vendi, c'è una specie Ho di conto capito, deposito sì. e questo ti permette di scegliere, cioè di avere un bel settore. Poi è normale, anche la scelta dipende dalla domanda, non è che puoi Certo. metterti delle cose che poi magari Sì, non, sì, sì. nessuno chiede, però di poter fare dei bei settori, cioè, Comunque garantisce un po' di un po' sicurezza. di sicurezza, un po' di tranquillità, perché il lavoro del libraio è un lavoro bello, affascinante, però c'è stato un momento che veramente quando si vedeva, noi vedevamo arrivare i colli, non pensavi più al libro, ma pensavi, mamma mia, fra 60 giorni questi libri devo pagarli, quindi quasi un terrore. Per cui insomma diventa, quella scelta è stata fatta così, poi è stata fatta anche perché mio babbo insomma ormai era giusto che se ne andasse in pensione e quindi io con una mia amica e con un altro amico, perché in realtà siamo 3 amici, abbiamo fatto questa società dove due di noi, io cioè e Amelia Pigliaro, vabbè, che tu conosci, lavoriamo e invece l'altro socio tiene la contabilità, insomma, è più nascosto. Se non ricordo male, prima la libreria di Essi si occupava anche di testi scolastici. Sì, questo Adesso, proprio all'inizio, ecco, cioè con questa. all'inizio.
Io mi ricordo, ho fatto io, sì, per qualche Sì. anno, io quando sono entrata facevo questo scolastico, mi ricordo che i libri si tenevano giù in cantina, era una cosa, un lavoro massacrante. Però era, cioè, al centro, Sì, diciamo che era al era comunque un centro. fulcro, perché comunque qui in zona non è che ci fossero tante librerie No. che si occupavano, insomma, comunque che Infatti valeva la proponevate, pena sì. fare lo scolastico Sì, e a come quei mai l'avete giorni. dovuto abbandonare comunque Ma per le l'abbiamo ragioni? avuto, sì, per ragioni anche lì, sempre con le ragioni sono sempre quelle Sì. economiche, quelle che ti portano a fare delle scelte, perché in realtà molti librai si erano aperti in quel momento, in quel periodo, delle librerie proprio scolastiche, cioè il distributore, perché in realtà c'è l'editore, il distributore e il libraio. Se il distributore, cioè il distributore, chi propaganda quel libro, diventa anche libraio, è chiaro che fa una certa pubblicità, quindi c'è la Sì. concorrenza. E nel libro scolastico non c'è l'attesa, cioè non c'è il libro scolastico, la persona lo vuole in quel momento, in quel Sì. minuto. Se perdi quella classe, perdi la vendita. Sì. C'è una ricarica bassissima, c'era una ricarica Ma poi è limitata nel tempo limitata perché nel tempo, non potevi parliamo di un paio rendere, di quindi mesi. o azzeccavi, cioè diventava veramente un po' un Sì. terno all'otto, o azzeccavi le quantità, quelle giuste, oppure nonostante tutto il lavoro e tutto. Potevi anche non guadagnare da quella campagna scolastica, Sì. la Di chiamavo proprio campagna scolastica. E quindi mio padre ha deciso di abbandonare. abbandonarlo, sì. Poi si abbandona perché magari le cose diventano anche sempre più difficili. Sì. Adesso si è ripreso a farlo, alcune librerie, noi non lo facciamo, però alcune librerie lo fanno su prenotazione. Cioè hanno trovato il modo Di di non perdere garantirsi, quella di non fetta di mercato, perdere, però però di senza essere effettivamente sì, garantiti, di essere. comunque sì, tutelati un Però minimo. vedi, probabilmente non si riesce subito a trovare la Sì. soluzione Che a un cambiamento di mercato, di domanda, col tempo, repentino. Sì. che è repentino, perché magari da un anno all'altro, mentre prima le scuole ti dicevano anticipatamente che il libro si adottava, quindi tu eri tranquillo, poi invece non c'era neanche più questo collegamento con le scuole, quindi insomma l'abbiamo lasciato. Però poi. Cioè effettivamente prima le librerie facevano tutto, facevano lo scolastico, Sì. facevano il giuridico, l'universitario, quello per esempio è una cosa che abbiamo fatto molto nella vecchia libreria, l'universitario. Però poi nasce la libreria vicino all'università, Specifica, comunque specifica, specialistica, attenzione di quei esatto, e testi. quindi già Si là prende ti quella fetta toglie di una parte del mercato, mercato, sì. quindi là bisogna sempre. Capire bene, poi per carità, se lavori bene probabilmente il mercato non te lo toglie nessuno, cioè rimani sempre, però qualche pezzettino te lo Sì, piano piano prendono viene. qua e là, quindi tu comunque devi trovare altre risorse, altre cose, se vuoi rimanere lì come libreria al centro di Sassari con delle caratteristiche che piano piano cambiano anche, no? Invece per quanto riguarda il materiale multimediale, so che insomma da un po' trattate anche DVD e CD musicali. Sì, quello devo dirti che l'abbiamo già trattato precedentemente, molti anni fa, quando è uscito il CD, Sì. eccetera. Alla fine della libreria, vicino ai Libri Sardi, c'erano i CD, musica classica e jazz solamente. E avevamo una grande clientela, era molto, vabbè, mio padre è un appassionato di musica classica, quindi selezionando questo materiale, chiaramente trovavi anche molto pubblico, perché subito è cambiato il mercato, cioè queste le persone che amavano quel tipo di musica comunque compravano da internet a prezzi più convenienti, quindi c'è stato un per cui abbiamo chiuso questo settore. Con Mondadori si è ripresentato Questa la opportunità, possibilità sì. di avere film, in questo caso scelti un po' da loro, cioè loro ti mandano Dei cataloghi da cui no, ti mandano attingere. direttamente il Ah, ok. materiale. Però abbiamo già visto rispetto da 2 anni fa, rispetto a quest'anno, che c'è una diminuzione, cioè il CD lo stanno lasciando anche loro. E quest'anno è entrato invece come prodotto, nuovo prodotto, il prodotto dei giochi, Nintendo, SP3, SP2, Ho insomma tutta capito. quella, i giochi. Evidentemente la. Cioè il mercato dal loro Sì. punto di vista, comunque magari in base alle loro indagini, sta chiedendo questo tipo di Sta chiedendo prodotto e questo tipo quindi di loro prodotto che forniscono costa automaticamente. tantissimo. Cioè noi Certo. siamo rimasti così, battendo questi giochi, 50 euro, 49, Ascolta, gli 29. audiolibri?
Le due libri si stanno Piano prendendo piano piano ancora, piano perché non è però solamente le persone che hanno problemi beh, sono per anziane, tutti, sono diciamo per che tutti, sono soprattutto per la gente spenti. che viaggia. Diventa, Sì. cioè, il lettore, perché chiaramente si parte sempre da una base di persone che insomma, amano la lettura, però che stanno molto in macchina, che viaggiano, l'audiolibro Beh, garantisce un accesso lo. abbastanza Sì, semplice. sì. E poi sono, cioè c'è una bella produzione, stanno facendo bei Sì. titoli, novità anche. Invece per quanto riguarda questi cambiamenti di cui abbiamo parlato in generale delle librerie, ultimamente, a parte, vabbè, i prodotti, i documenti multimediali di cui abbiamo parlato poc'anzi, volevo sapere cosa pensi a proposito di co dei corsi che vengono organizzati, perché ho visto che anche qua vi occupate o di corsi di scrittura creativa o comunque altri corsi particolari sullo studio della personalità o generi affini. Questa è un'evoluzione sempre della figura, comunque della forma tradizionale della libreria. Sì, Cosa pensi al cioè io. riguardo? Cioè, è sempre anche questo è un qualcosa che vi viene proposto da Mondadori che poi voi recepite, oppure è una vostra iniziativa, quella appunto di No, organizzare e di questa. trasformare appunto l'immagine della libreria? Beh, diciamo che no, non ci viene proposto dalla Mondadori. Le iniziative sono comunque nostre. Tranne la cosa che viene proposta da Mondadori è quella degli alunni in libreria con le scuole, Sì, perché fanno loro la la pubblicità, la promozione. promozione della Sì. lettura, dove la mattina vengono le classi, si legge insieme, danno anche dei libri in regalo alla classe, è una cosa molto divertente. Tra l'altro deve farlo il È anche nuova libraio. come promozione, cioè. Sì. Io vabbè chiamo sempre degli attori Sì, perché mi piace degli che i bambini, animatori. degli animatori, Sì. ma degli attori perché Carlo Sì. Valle, Maria Paola Dessì, insomma, sono poi degli attori. Però è anche vero che è bello ogni tanto che lo faccio al libraio. Che sì, perché i bambini proprio cioè, si affezionano a quella persona che li fa divertire. Poi è difficile, siccome io. No, non faccio quel mestiere, però magari si può raccontare una storia, si Certo. può raccontare la storia della libreria, come. Quindi questo magari è proposto alla Mondadori, Sì. perché probabilmente è una cosa su cui loro Sì, anche credono sì, e di a marketing. livello nazionale lo fanno. Le cose di scrittura o le cose che si organizzano all'interno della libreria sono idee dei librai. Sicuramente. La gente forse ha voglia di vedersi, di incontrarsi, di trovare delle cose da Occasioni, fare, di sì. occasioni per scambiarsi. Quindi questo sì. Però non è che sia cambiato, forse anche prima c'era. Cioè, nel senso che magari appunto ti parlavo della galleria di mio padre, la gente si incontrava. Magari c'erano Cioè, è altri normale che la veicoli libreria deve essere un posto di di incontro, incontro di e scambio di anche. scambio, quindi. Fanno le scelte quelle che poi piacciono a te, certi corsi li fai, certi altri no, dipende anche dalla disponibilità, E che dalla. tipo di riscontro hanno avuto questi che avete organizzato? Cioè, da parte della clientela, comunque dei clienti abituali che già frequentavano la libreria, avere la possibilità anche di vedersi, cioè in una situazione appunto Sì, no. formativa Beh, ce ne comunque. sono tante, cioè Sì. non è che Sì. non possiamo pensare di essere l'unica libreria a Sassari, quindi ci sono tante librerie, ci sono tanti corsi, quindi secondo me quella è una cosa che uno fa. Non per avere poi il riscontro domani, lo fa perché gli piace fare questa operazione. Poi i clienti sicuramente rispondono, dicono, ma lì alla libreria sì, si fa quel corso, là si fa un altro. Però le offerte sono tante, ecco, secondo me, no? La possibilità, e più ce ne sono, meglio è. Devi comunque, secondo me, differenziare. Per esempio, adesso io per i bambini ho fatto un corso di teatro. Il sabato sera, un corso di teatro che sta andando molto bene, che piace tanto ai bambini. Non volevo fare un babysitteraggio per il sabato sera. Poi ognuno Certo. pensa anche a com'è la libreria, cioè questa libreria è al centro. Allora, secondo me, per un genitore è comodo lasciare il bambino qua, farsi una passeggiata, rivitalizzare questo centro storico. E stiamo cercando di farlo. È nato anche un centro culturale commerciale spontaneo dei commercianti che stanno cercando, perché ognuno deve insomma vedere un po' le risorse che ha. Noi siamo una libreria al centro storico, che cosa possiamo proporre? Questo è quanto. E poi le cose che ti piacciono, perché il corso di scrittura con Alberto Capita è una cosa che secondo me è molto interessante, non è un semplice corso di scrittura. Ecco, uno scrittore di Sassari
che io stimo molto, che molti secondo me stasera stimano molto, quindi mi sembra una cosa di prestigio, ecco, Sì. no? Quindi si fanno anche queste cose qua, perché farne troppe diventa anche un po', non lo so, esagerato. Forse bisogna anche, ora come ora, fare delle cose di qualità. Così come i consigli che il libraio, cioè la funzione del libraio, alla Tempo fine è una cambiato, funzione di quindi sì. qualità. Deve un po' indirizzare, perché siamo in un momento in cui siamo bombardati da tante informazioni, da tante cose, Ovunque. ovunque, quindi tutto può essere fantastico. Beh, non tutto può essere fantastico. Certe cose possono Assolutamente, essere più bisogna interessanti. guidare Bisogna anche. guidare, ecco, forse ecco, più questa funzione io darei a una libreria, perché Sì. insomma non è che la libreria può fare cultura, la cultura la fanno altri, può portare avanti il libro, quindi il libro è un mezzo che diffonde cultura, vendere soprattutto perché è un'attività commerciale e fare anche indirizzare alla qualità. Per chiudere, un'ultima domanda, qual è l'aspetto, comunque, la cosa più bella, più stimolante del lavoro del libraio, secondo te? Dal tuo punto di vista, Sì, dal ovviamente. mio punto di vista la cosa più stimolante è il rapporto umano, in realtà, secondo me, con la gente, forse quella cosa, la cosa che mi piace di più, anche per il mio carattere. Quindi il rapporto umano è anche trovare soddisfazione nel azzeccare il libro. Cioè, capire il cliente che c'hai di fronte Consigliare e consigliare il il libro libro per quel giusto. cliente. E non è detto che sia. È una sfida. Sì, e Chi non è si detto poi è che. contento tornerà. Esatto. La cosa che mi piace di più è anche portare la gente a leggere. Ho avuto molti amici che magari non hanno mai letto, e poi tu dici: ma no, guarda, prova a leggere questo. E a quella persona gli si apre una porta, come forse si è aperta a me nel momento in cui ho letto determinati libri che mi hanno portato alla passione e all'amore per la lettura. Allora, questa è una cosa che mi piace. Sì, individuare un po' per le persone che ho di fronte, dal punto di vista del libro, Sì. e non è detto che quello che io sto consigliando è una cosa che a me piace o che abbia letto, Assolutamente. assolutamente no. Però l'importante è questo. L'individuare quello che. Sì, questa è la cosa più bella, a parte poi, insomma, tutti i rapporti che si possono avere, Certo, avendo una lì comunicare, comunica, quindi sì. scambiarsi, insomma, Sì, poi il idee, lettore è esprimere anche opinioni. una grande, cioè, È una diciamo che risorsa. io non leggo, esatto, una risorsa, non leggo, e non è che mi baso sulle recensioni, io mi baso sulle recensioni dei lettori, cioè io, per dire, ecco, Cimitero di Paga non l'ho letto e ancora non so cosa dicono i lettori. Nel momento in cui ci avrò una loro recensione vera, ci sarà un passaparola, voglio dire, quindi è bello anche questo. Perché io sono un libraio, sì, leggo, ma leggo le cose che piacciono a me, Certo, non come leggo, tutti beh, come ovviamente, però. tutti. E quindi, però, tu devi avere quella funzione un po', no? Di capire e di carpire i gusti Assolutamente. del pubblico, diciamo. Ringraziamo Kika per la disponibilità e la gentilezza. Da Pagine Sarde è tutto, alla prossima.